Cerasso, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione dell'apertura ufficiale dello sportello Codacons. Allora, buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere intervenuti qui questa sera. Questo è un incontro che ha due finalità. La prima finalità è quella che a Cerasso si darà il via allo sportello del consumatore. Il mio saluto è veloce, chiaramente con i ringraziamenti di chi ha avuto la possibilità di venirci a trovare stasera. Come diceva appunto l'Avvocato Lanzara, è un discorso, partiamo da stasera, che affronteremo anche nel futuro. Avremo modo di incontrarci su diverse problematiche. Lo sportello Codacons, aperto nel comune di Cerasso, è stata una volontà del sindaco Maione e mia di istituirla, per cui lo devo ringraziare di questo. Noi siamo a disposizione per i cittadini, cercando di risolvere quelli che sono i problemi che le associazioni dei consumatori di solito si occupano, diciamo. Ripeto, abbiamo avuto grande disponibilità da parte del sindaco, quindi dell'amministrazione comunale di Cerasso, per fare questa iniziativa. Uno dei nostri sostenitori, colui che ci ha incentivato a fare questa iniziativa, è Pantaleo De Luca, che era qui presente questa sera e che è un nostro punto di riferimento sul territorio. Oggi siamo qui soprattutto in funzione di dare un riordino sociale alle esigenze dei cittadini. Il Codacons è al servizio dei cittadini, della utenza diffusa, delle esigenze, delle dinamiche delle esigenze che si concretizzano nel tempo, soprattutto le problematiche dell'utente medio rispetto ai macro organismi delle forze imperanti, delle forze di potere, delle forze di chi gestisce il potere. Si è qui quindi in una funzione di tutela, prima che giurisdizionale, una tutela per dare legittimità alle istanze delle persone. Ormai in un sistema pieno di aporie, priva ormai di significati, si vuole dare un significato. Il cittadino non è più un quisque de popolo, ma è una identità ben precisa che deve avere la sua dimensione, deve assurgere ad una dimensione precisa e deve avere un suo ruolo, non un ruolo sussidiario, ma un ruolo principale. Il Codacons è qui per dare voce alle voci che non si sentono, spirito ai spiriti sensibili, in modo che si riequilibri l'assetto sociale, perché siamo in una dinamica in cui non c'è più un equilibrio sociale, c'è un disequilibrio sociale. Ora bisogna riproporlo nella giusta dimensione. Ormai l'uomo cittadino deve essere al centro, non deve essere più un surrogato dei poteri forti. Il Codacons oggi è qui soprattutto per questo.